Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Marco Travaglio, oggi c'è stato in Parlamento il primo faccia a faccia tra Elly Schlein e la Premier Giorgia Meloni. Vediamo questa clip. C'è un dramma di questo paese di cui non vi sentiamo parlare mai. È la precarietà e il lavoro povero. Occorre fissare per legge un salario minimo, perché sotto una certa soglia non si può nemmeno chiamare lavoro, è sfruttamento. È vero, c'è un problema. Chi ha governato fino ad ora ha reso purtroppo più poveri i lavoratori italiani. Questo governo deve fare quello che può per invertire la rotta. Ma le vorrei anche ricordare che lei oggi è al governo. Ci sono io all'opposizione e non è più il tempo di dare le responsabilità ad altri, ma di dare le risposte alle italiane e agli italiani. Adesso spetta a voi dare queste risposte. Concludo, Presidente. Sul piano sociale la vostra azione si definisce con tre parole: incapacità, approssimazione e insensibilità. E il giudizio degli italiani sarà per quello che voi fate e non per le facili promesse alimentate per anni e smentite già dai primi mesi del suo governo. Allora, Marco Travaglio, è cominciata una nuova stagione politica per l'opposizione e quindi anche per il governo di Giorgia Meloni. Cosa pensi di questo primo faccia a faccia tra le due leader in Parlamento? Beh, intanto è importante che il PD, che è il partito che è arrivato secondo alle elezioni, abbia un leader forte, riconoscibile, tosto, grintoso come... Avrei dovuto dire tosta, grintosa, perché è anche una leader donna ed è Elly Schlein. Il confronto è stato giustamente aspro e quindi insomma, che ci siano tutte e due le opposizioni, dopo che il PD si era assentato per qualche mese per il suo congresso, è un fatto sicuramente positivo per la democrazia. Non sono sicurissimo che la scelta del tema per il debutto, cioè quella del salario minimo, sia stata azzeccata, perché in realtà ha prestato il fianco alla risposta della Meloni, che ha detto: beh, è vero, c'è questo grosso problema, ma avrebbe potuto ricordare alla Schlein non solo che il PD ha governato dal 2019, ma nell'ultimo governo, il famoso governo dei migliori, aveva addirittura il ministro del lavoro. È stato il ministro del lavoro Orlando, che tra l'altro è un sostenitore di Elly Schlein, perché è uno dei leader della sinistra del partito, di fatto a incagliare la proposta che, ricordiamo, è una proposta dei 5 Stelle sul salario minimo legale a 9 euro, non facendo mai pervenire al Parlamento il parere del governo. Perché? Perché il salario minimo non faceva parte né dell'agenda del governo Draghi, la famosa agenda Draghi, questo Graal che ci è stato presentato come la panacea di tutti i mali, e non faceva parte nemmeno dell'agenda del PD, che aveva presentato una serie di emendamenti per togliere il tetto dei 9 euro dal salario minimo legale. Allora, quindi è stato facile per la Meloni dirgli: va bene, c'è un problema, ma i vostri ultimi due governi non l'hanno risolto, e avrebbe potuto appunto aggiungere: avevate anche il ministro del lavoro.